Io le donne non le capisco. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Le giornate ormai si allungano, ma tu non vuoi restare sola. Pochi amici per parlare allora. Scrivimi se sentirti meno fragile, quando nella gente troverai solamente indifferenza. Tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi anche quando penserai che ti sei innamorata. Tu scrivimi. Albert Sicuos, Albert. Bravi, come notate, carissimi amici di Io le donne non le capisco, oggi io non ci provo nemmeno a cantare. Sei onesta, sei onesta. Questi sono i fondamentali, rispetti i fondamentali. Grande. Se può, non si può, non si può. Ognuno, sai, bisogna anche... Luciano dice grazie, Sonia. Dico, uno deve anche riconoscere i propri limiti, no? Sonia, peraltro, tu sei anche intonata, lo so. Abbiamo canticchiato tante volte. Una volta Alberto, proprio per questo fatto dei fondamentali, uno è venuto e ha detto: come canta mio nipote? Alberto ci teneva tanto. Alberto ha detto: un cane. E sì, è vero. Ha detto un cane. Io mi sono vergognato. Ho detto: no, bisogna essere sinceri, Luciano. Sennò questo cresce con le ambizioni sbagliate. Non è un cantante. Avevo sbagliato. Devo dire un chihuahua. Devo dire che era un carino. Ha detto un cane, bellissimo. Allora, abbiamo, eccoli, ciao Dino a Brescia, Susi Laude, ciao Maurizio Lupardini, il nostro psichiatra, che c'è sempre bisogno di uno psichiatra. Buongiorno a tutti. Come state, ragazzi? Bene, bene, molto bene. Molto bene. Una bomba, dai. Dopo il Covid, dopo il secondo Covid che ho preso, a posto. Adesso, cioè, penso che... Tu bene, ok, va bene, gli altri due una bomba, va benissimo. Allora ragazzi, come sapete, noi oggi stiamo parlando delle coppie che sono un po' litigarelle, no? E tante volte basta una parola di troppo che si accende sto mondo e quell'altro. Però stavo raccontando, non so se ci avete ascoltato, stavo raccontando di come ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti un paio di settimane fa, no? A casa di amici. E praticamente c'era Dino che mi guardava perché stava seduto a tavola con Susi, la sua moglie, ed altri amici, e io mi sono messa in piedi vicino a lui, ascoltavo, e lei pure, gli ascoltavo parlare, e lui mi guardava e dice: ma questa, ma che vuoi? È vero Dino, di la verità. E dice: ma questa che vuoi? Cioè, che sta là? Perché mi sembrava, vi giuro carissimi amici di Io le donne non le capisco, mi sembravano veramente Raimondo e Sandra mentre raccontava tante vicissitudini della loro vita. Ma io ridevo, a un certo punto mi sono dovuta avvicinare, ho detto: scusatemi, ma io ho una trasmissione che si chiama Io le donne che capisco, volete venire? E perché siete, cioè, dovete essere voi stessi. E loro, carinissimi, hanno accettato subito, quindi grandi, grazie di cuore. Ma siete volevamo essere lì con voi, a dir la verità. Poi Dino mi ha fatto sto scherzetto e quindi niente, si può dire, si qua. Può dire dello scherzetto. Si può dire, diciamo che sì. Allora... ho evitato tutte le, quante sono, 7 ondate, e quest'ondata mi ha preso, non si capisce, mi ha preso quest'ondata, e sono 4 giorni che sto positivo a casa. E beh, è una cosa positiva questa. Che è anche raro che Dino sia positivo, di solito è molto negativo. Sì, eh. Quindi... ma che...
No, ma quindi ora starà dicendo, starà smadonnando, no? Che strazio, che cosa, perché se uno è negativo, Susi, eh? No, sono io quella che smadonna, diciamo. Ah, sì? Lui butto, gira per casa con la mascherina, poi si sdraia, no, ma... poi si rialza, poi, io... poi va in bagno, vedi uno zombie che ogni tanto passa, ma sono io che e io porta il cane, poi da mangiare. Ho fatto una ricerca, no? Perché mi sono sempre chiesto, ma perché all'interno del nucleo familiare, no? Quando c'è uno che sta male, tutti gli altri sono sempre tutti un po' spazientiti, tipo... E allora dico, ma scusa, ma all'interno del nucleo familiare dovrebbe esserci comprensione, però no, c'è uno studio che è fatto un po' noi, è il branco, no? Risale un po' noi animali, che quando... l'animale del branco stava male, diventava un problema per il resto del branco, che non poteva andare avanti perché dice questo sta male e quindi dobbiamo adesso fermarci per... E quindi ho capito che è una cosa un po' animale ancestrale, perché uno sta male e gli altri... No, allora, questo è il tema della trasmissione. Brava, no? Bello. I litigi, ecco, io e Dino litighiamo quasi sempre quando uno dei due si ammala, nel senso che lui è positivo, ma io ho 38 di febbre e sono negativa, però non toglie che devo fare tutto io. Allora qui no. Dino non va, anche perché lei è negativa oggi, ma se lo rifà domani sicuramente è positiva pure lei. Non è che la malattia del maschio è più importante di quello della donna. Voi uomini, quando avete 37,1 già siete stesi a terra, morti, che volete essere coccolati, no? Lui te lo sogna. Cioè, lui ieri ha avuto il coraggio di dirmi, beh, vabbè, 38, ma non è febbre. Come è febbre? Io ho 35,2, capito? Lui 37,3, dovevi vedere come stava, straiato sul divano, facendo anche i rumori. Perché lui fa i rumori. Cioè? Dino. Cioè, apre un mobiletto e fa... prende un bicchiere di acqua, prende un bicchiere di acqua e mentre alza il bicchiere dal tavolo fa Dino, difenditi. Ma vogliamo dire una volta per tutte, che poi per carità stiamo insieme, ma le uniche due cose che non sono fatte per stare insieme sono l'uomo e la donna, diciamo una volta. Cioè, non siamo fatti, ma siamo infatti... troppo diversi. Dino, io ti ho detto di fare outing qui alla radio, potrebbe essere un bel momento per farlo. Ma no, ma mica, ma no. No, ma che, ma no, ma che c'entra, ma no per questo. Ma no. No, io scherzo, Siamo diversi, non c'è niente da fare, siamo diversi. Intanto... Anche nella malattia. Sono... Eccetto. Ma scusa, adesso che in effetti se lei ha la febbre vuol dire che siete positivi tutti e due, ti puoi levare la mascherina e circolate per casa liberi, perché tanto se lo beccherà... No, Sonia! Va benissimo se tiene la mascherina, lasciati la mascherina! Io me le immagino... Vai. Vai di nuovo. Scusami. No, vi immagino guardarvi, non me somiglia per niente, quando vi guardate... È stata a casa, non mi somiglia per niente proprio. Come hai detto te, uomo e donna non possono stare in una stanza diversa e guardarsi e... tramite Skype. Adesso andiamo avanti così nei prossimi giorni. Ci sta. Senti una cosa, ma quanti anni state insieme voi? Vediamo se risponde. Non se lo ricorda. Non mi dica che non se lo ricorda. Dai, dillo tu. No, non se lo ricorda. Se lo ricorda bene, perché noi stiamo insieme da 13 anni, che sono esattamente gli anni di nostro figlio. Perché io e Dino abbiamo deciso di fare nostro figlio dopo un mese che uscivamo insieme. No, vabbè. Bello, amore. Sì. Bello, bellissimo, è stato un... Follia, direi. È sinonimo, follia, amore. Ma è stato un colpo di fulmine. Cioè, una trambata, non lo so, un colpo ancora... di fulmine. Sto ancora cercando di capire cosa mi è passato per la mente. Beh, no, è nato nel tempo, perché abbiamo fatto insieme una fiction, quindi abbiamo lavorato insieme 4 mesi, e siccome io sono un professionista e durante i 4 mesi non mi sono fatto avanti, alla fine del 4° mese... E sei anche un
bugiardo, sei anche un bugiardo, perché tu ti sei fatto avanti più volte, ma io non con gli attori non volevo avere niente a che fare. Esatto, teniamo questo ritmo e vado avanti. Ti ha provato uno, due, tre, addirittura è andato dal regista a dirgli: noi eravamo una coppia che stava divorziando, quindi erano solo liti, discussioni, io facevo la ginecologa, lui, ecco, lui faceva il chirurgo, litigi, furibondi. E un giorno arriva il regista e mi dice: Susi, guarda, secondo me vi dovete baciare. Ma come baciare? Cioè, lo odio, voglio vedere la sua morte, ma voglio baciare. E poi ho scoperto che era Dino che continuava a dire: metti una scena un po' più... Poi la serie è finita. Io purtroppo ero in un periodo molto difficile, perché avevo appena perso il mio migliore amico di una brutta malattia e mi ero lasciata con questo ragazzo con cui stavo precedentemente. Dino è arrivato, mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: perché non stiamo al cinema? E insomma, forse hai bisogno di uscire un po'. E siamo andati al cinema a vedere il film meno romantico sulla faccia della terra, che era Gomorra. Gomorra l'hai portata a vedere. E non ci ha provato niente, c'hai la paura, sai. Può essere. Non lo so, temeva. Però che io tu... alla fine non so quando adesso dico questa cosa, però quando si perde qualcuno di caro è come se cambia tutto il mondo, cioè la tua visione della vita cambia completamente. E il mio migliore amico mi ha fatto un grande regalo, perché mi ha dato il coraggio di vedere le persone speciali e belle, e Dino lo è. E quindi quella sera al posto qua ci di... vuole, brava! Io che sono una persona abbastanza, diciamo, non fluida, come va molto di moda oggi, diciamo che avevo avuto solo due fidanzati in 10 anni, uscita dal cinema mi sono agganciata il casco, l'ho guardato e gli ho detto: Dino, ma se io vengo a far l'amore a casa tua stasera, perché... E lui è rimasto. E mi ha detto di no! Dai, di un no! Un grande, un uomo vero. No. Siccome avevo scoperto, avevo un po' capito che in realtà lei doveva uscire da una sua relazione, allora ho detto no, allora a me di fare chiodo, schiacciachiodo, non mi va. E lei ha detto: sì, effettivamente hai ragione, vado via. No, ma aspetta un attimo. Cose che uno dice, ma non è che... Ci sono chiodi e chiodi, ci sono chiodi e chiodi. Chiodo schiaccia chiodo. E lui mi ha detto una delle frasi più belle, romantiche. Mi ha detto: tu hai bisogno, secondo me, di tante coccole. L'ha copiata. Sì, anche secondo me. Comunque era ma quale sesso? Tu hai bisogno solo di coccole? Questa è una bomba, serve, non sbagli mai. Io come sempre. Scrivete, amici. Ragazzi, aspetta un attimo, volevo dire agli ascoltatori: 3775 104 500. Siamo qui con Dino Abresce e Susi Laude, è una coppia fichissima, come vedete, e Luciano Lembo, e abbiamo poi il nostro psichiatra che ora ascolta, poi dopo c'è pure la penna in mano, scrive, guarda, lo scrive. Ho, quello... ho già preso appunti. Che giusto psichiatra ci vuole. Stiamo parlando di coppie, come dire, un po' frizzantine. Senti, ma volevo sapere una cosa, perché questa la dovete raccontare, perché quando ero lì vicino a Dino, che però non mi hai mai detto che pensavi nel vedere me che stavo là impalata ad ascoltare i fatti vostri quella sera a cena, che raccontavi che appunto lei dopo neanche un mese è rimasta incinta e aveva detto: non lo dite a nessuno. Di no. Sì, no, non l'ho detto a nessuno. No, che lei aveva detto: non lo dire a nessuno, e poi alla fine mi hai detto che lo sapevano tutti. Beh, certo, non si è tenuto neanche un cece in bocca. Beh, sì, perché... No, ma sì, perché comunque si capisce. Ma dai, quante volte è successo nella vita di persone che... No, aspettiamo i 3 mesi per scaramanzia prima di dirlo, e invece nell'arco dei 3 mesi, dopo un po', quando lo dici: ma l'avevo capito. Perché secondo me hai un colore,
una luce diversa. Infatti, dopo, quando l'abbiamo detto, tutti ci hanno guardato e hanno fatto: ma no, ma dai. Perché si vede, secondo me, quando hai insomma, un evento così importante, lo si legge in viso. Infatti, no, non volevamo dirlo, anche perché, boh, perché non volevamo dirlo? Eravamo due persone single, felici, cioè. No, veramente non eravamo single, Dino. Eravate felici. Dottore, deve prendere appunti sul fatto che lui, Prendo anche del appunti, io nostro alla fine matrimonio, prendo dice appunti. il tuo matrimonio. Ma no, ma tu te rilasciate, oddio, Oddio. come dice Però Sonia? eravamo insieme da un mese, dai, no? Eravamo insieme da un mese, sì. Sonia, ti devi fare affari tua. Hai combinato un casino. Meno male che c'è Maurizio Lupardini, guarda. Meno male, guarda. È meglio che. Sedute a go-go, sedute a go-go. Senti, dobbiamo dare due consigli per gli acquisti tra poco, un secondo. Eccoci. Senti, ma li vogliamo dedicare una Numero canzone? uno dell'universo, sì. Senti, volevo dire, Dino, Susi, Maurizio. Vabbè, Maurizio conosce Luciano Lembo, va bene, ma Luciano Lembo è un Maurizio. attore, comico. Scrive delle poesie spettacolari. Pensate che ogni settimana ci scrive una poesia sull'argomento della settimana, ma principalmente un grande imitatore cioè, di voci di grandi di cantanti. È una cosa straordinaria. Guarda, ve lo faccio Sono sentire. d'accordo, sono d'accordo. Brava! Io un'idea ce l'avrei che adoro quando fai Concato. Sei pronto? Ah, che bello! Concato, dai. Presentalo, Grande Luca! presentalo. Aspetta, presenta Concato come Allora, abbiamo un ospite, un grande cantante, insomma, dolce, molto. Fabio Concato! Tu che sei data dove c'è sempre il sole. Sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole c'è, hai dentro un cuore, sole di primavera. Su quello scoglio in maggio nasce un fiore. E ci hai vista su dal cielo. Ci hai trovato e piano sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano ti ha posata su uno scoglio ed eri tu. Senti, ma mi vuoi fare un attimo? Grande Alberto! Bravissimo, Senti, Luciano. prima della pubblicità, puoi fare un attimo, Lucio Dalla? Ragazzi, è una cosa. Ci vorrebbero gli occhiali! Te li rubo, te li rubo! Questi, no, ti do. Non ce li ho quelli da sole Va qua, bene. che. Una casetta piccola così, No, con vabbè. tante finestrelle colorate, dubide, dubide, dubide. È una grande Lucio, grande Lucio, grande Grande Lucio, grande Lucio. Grazie, Lucio. Bello, bello, Avete bello. capito Che qua dove regalo che ci siamo? hai fatto, Avete bravo. Hai capito dove siamo, capito? ragazzi, qua? Scusate la follia, scusate la follia. Io invece, mentre parlavo del cinema di Gomorra prima, io ho pensato a poi la notte d'amore. Per sistemare casa un pomeriggio, sul letto e lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far le coccole. Sì, d'accordo, ma poi. Va bene. Grande, grande. Siamo un po' matti qua, eh. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Siamo veramente un po' matti. Senti, allora, parlando di Dino e Susi, Dino, tu, attore di teatro, attore di cinema, attore televisivo, passi dalla parte comica alla parte drammatica come se niente fosse. Fichissimo. Qual è come dire, la parte che più ti si confà? Cioè, ti senti un po' più comico o un po' più drammatico? Io drammatico non ti ci vedo, però Scusi. perché però sei veramente, come dire, completo. Beh, no, sì, è divertente riuscire a fare entrambe le cose, insomma. Perché
anzi, un attore dovrebbe fare questo, il comico, il drammatico. Sì. Cioè, non c'è dove mi ci vedo di più. I film sono belli o non sono belli. Quindi ho fatto dei film comici non belli e ho fatto dei film drammatici molto belli, così il contrario, insomma. Non ho una cosa in cui mi ci... Ti piace di più, devo diciamo, dire, dice, molte più commedie che film drammatici, però comunque anche la commedia, uno, la commedia c'ha sempre comunque una punta di... Cioè, per ridere devi ridere sempre di una cosa drammatica, di un dolore. La commedia vera è amara comunque, non è mai... Forse noi ultimamente... Ci siamo un po' più limitati a fare commedie sulla battuta, sugli equivoci, sulla... Mentre invece la commedia vera, quella italiana, nasceva proprio da storie drammatiche. Pensate appunto a tutti, da Monicelli. La commedia nasce da un dolore. Per questo dico, le cose devono per forza andare insieme, non possono essere separate, o comico o drammatico. La commedia nasce da una sofferenza. Le cose che ci hanno fatto ridere di più, se ci pensate, le commedie sono comunque, spesso sono dei drammi che poi fanno ridere. Cioè, la risata vera è quella, secondo me. Bello. Distretto di polizia, ti ricordiamo tutti, ma come ti ricordiamo come ispettore Sciuto, no? Nella squadra antimafia, cioè, ed altre cose che hai fatto. Il rapporto con Susi, perché Susi, tu, anche tu nasci attrice, e poi regista, sei stata anche regista di Dino, no? Hai fatto anche tu delle cose veramente egregie, no? Come Tutti per Uma, no? Che è stato un grande successo. Come lavorare insieme, cioè vivere, cioè quando si fa su per giù lo stesso lavoro, e poi quando la donna, tra l'altro, è regista rispetto all'uomo, come coppia vi ha unito di più? Ci sono stati momenti di incomprensioni? Ma guarda, io devo dire che il fatto è che io e Dino ci siamo riconosciuti, perché noi veniamo da una grande gavetta, lunga gavetta. Cioè, io ho iniziato a 18 anni, mentre studiavo storia del teatro, dello spettacolo, lettere e filosofia a Parma. Nel frattempo lavoravo anche al Teatro delle Briciole, dove ho imparato a montare, smontare, caricare i camion, fare i puntamenti luce, recitare. Perché il teatro, nel ventennio scorso, dove facevi teatro d'avanguardia, l'attore non era esclusivamente qualcuno che portava la parola, la battuta, ma era comunque attivo completamente nello sviluppo di uno spettacolo, soprattutto il teatro da dove vengo io, che è un teatro, insomma, era un teatro di questo tipo. E Dino, anche lui, aveva fatto questa esperienza, quindi quando poi ci siamo incontrati su una fiction, che è un altro tipo di lavoro, purché io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ho lavorato con Albert Dazzi, ho fatto cose anche classiche, molto classiche, però io e Dino ci siamo riconosciuti, perché veniamo da quella gavetta lì, insomma. Non siamo stati due attori che hanno incominciato a lavorare al cinema o nelle fiction all'improvviso. Veniamo veramente da tanti anni di quella palestra, e quindi, riconoscendoci, abbiamo lo stesso linguaggio, perché molte volte succede che si lavora con delle persone ma non si fanno la tua stessa cosa, ma non hanno il tuo linguaggio, cioè non ci si capisce, no? Invece io con Dino mi capisco sempre. Bello. Forse a trattarlo malissimo, perché lo maltratto quando faccio la regia a Dino. Lo maltratto tantissimo, vero? Comunque veniamo, lei, Susi, ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica con indirizzo storia, no, ha fatto lavorato in lettere con indirizzo storie del teatro medievale, poi ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ha fatto due lauree, tutto qui. Due lauree, più di due, ne in tre, insomma, tre, quattro lauree. E io invece no, io quando mi chiedono che scuola hai fatto, io dico, beh, io ho fatto la scuola del Piccolo. Dice, il Piccolo di Milano, di Streller. No, del Piccolo Bar, che era un bar che stava sotto casa a Bari, e io stavo pure là sotto a guardare quelli, molti personaggi che poi ho imitato e che mi hanno anche portato molta fortuna. Perché il lavoro dell'attore è un processo fondamentalmente anche di imitazione. Tu imiti un personaggio, sei un poliziotto, sei un,
un contrabbandiere, sei un capito, quindi devi fare, imiti uno che hai visto nella tua vita. E quindi io ho un approccio diverso, lei ha un approccio più di studio, il copione lo studia, lo sottolinea, lo fa. Io lo leggo una volta e poi mi piace creare, mettere pezzi, aggiungere cose. E lei vede questo mio modo, forse è un po' cialtrone, ma invece è un mio metodo, nel senso che non... È un metodo, sì. No, è un metodo perché... L'ha detto ridendo però, Dino. È un metodo, no. E ride. È un metodo perché se arrivi lì con tutta la memoria, la battutina, i respiri, allora, ero qui che ti aspettavo, ma perché non... Ah, qui c'è una cesoia, la battuta qua chiude, qui ho un aperto, la ho chiusa, cioè... Per me. Ma guarda, è la stessa cosa nella musica, ok? C'è uno spartito, tu devi seguire le note e devi seguire il filo musicale. E poi dentro certo, questo arrovigo di cose devi certo, trovare la spontaneità. Vi completate, vabbè, vi completate. Guarda, dottore, prendi appunti, perché qua iniziamo a litigare. Io già ho preso appunti. Però questo che avete detto voi è molto interessante, perché anche nella psicoterapia, quello che avete detto voi, Dino e Susi, è la stessa cosa, perché alcuni no, è una psicoterapia impostata, molto con regole ferree, eccetera. E dove però ci sono le regole ferree, molto spesso poi la persona non esce. E quindi trovare un giusto equilibrio tra la regola, perché logicamente ci deve essere la regola, e l'inventivo, comunque anche no, è quello che poi ci permette di attingere no, anche a delle risorse particolari, perché a quell'attimo di genio che logicamente l'artista soprattutto è quello che lo fa diventare differente da altri, quindi è un discorso che si può ampliare alla vita e anche alla terapia. Bravi, complimenti. Vedi, in effetti hai capito, cerchio Bottista, una via di mezzo, perché se metti Dino troppo rigidamente nelle regole, magari non riesce a esprimere se stesso come vorrebbe, no? Quindi una via di mezzo. Se prima che litigate, noi andiamo in pubblicità, così vi scannate 3 minuti e poi torniamo. Va bene? A tra poco. Io le donne non le capisco.